Paolo Grassi, innanzitutto, che effetto ti ha fatto tornare a giocare titolare? Mi mancava, sono sincero. Il mister sta facendo altre scelte in questo periodo, è normale che non sono contento, però le accetto, faccio il massimo per fargli cambiare idea. Ci ho messo un po' di tempo, ma vediamo se mi dà un'altra possibilità settimana prossima. Senti, il gol di Busellato, tra l'altro arrivato in un'azione un po' rocambolesca, va bene, abbiamo anche parlato, probabilmente c'era anche un fallo di mano, quindi un precedente rigore, però bene così. Però tu anche, insomma, sei andato abbastanza vicino al gol, sperato l'incrocio, no? Sì, sulla punizione. Poi so che il mister gli piace, cioè, ho pensato principalmente a fare la fase difensiva fatta bene, che avevamo parlato di questo, sapevamo che il Pescara era una squadra che palleggiava molto e quindi ho voluto principalmente fare quello. Poi è normale che se veniva qualcosa anche in fase offensiva era molto importante. Sono andato vicino al gol con la punizione, spero per la prossima volta. Oggi non era facile per voi centrocampisti, perché di fronte avevate una squadra che fa del possesso palla, del palleggio, una delle sue armi migliori. Sì, loro creavano tanta densità in mezzo al campo e sono ottimi palleggiatori, e questo lo sapevamo. E infatti, soprattutto il primo tempo, non creando tantissimo, però comunque sotto il palleggio ci hanno messo un pochino in difficoltà. Però, ripeto, sapevamo di affrontare un'ottima squadra nonostante arrivassero da un periodo difficile, quindi eravamo preparati, sapevamo che c'era da soffrire e siamo stati bravi quando c'era da soffrire. Senti Paolo, sono arrivati due risultati forse insperati, no? Nel senso che non, alla vigilia non si pensava in due vittorie così importanti con Avellino e poi col Pescara in casa. Una sorpresa dentro l'uovo non male, insomma. No, una bella sorpresa. Noi lavoriamo ogni partita per fare il massimo. Ogni tanto non ci riusciamo, abbiamo un andamento molto altalenante, stiamo cercando di lavorare proprio su questo. Ora abbiamo fatto queste due vittorie importantissime, che comunque i punti più si avvicinano alla fine del campionato e più sono pesanti, e ci godiamo questo weekend e poi siamo pronti a partire per la prossima settimana. Buona partita la tua, poi culminata con quel calcio di punizione che, diciamo, in un certo senso è uscito di poco al lato. Con la Ternana che però nel primo tempo ha sofferto, diciamo, il palleggio del Pescara e in un certo senso, secondo noi, ha giocato un po' sotto ritmo, cosa che poi è cambiata nella ripresa. Sì, ripeto, loro sapevamo che sono una squadra di palleggiatori e creavano tanta densità in mezzo al campo e facevamo un pochino fatica ad andarle a prendere, quindi correndo tanto senza palla eravamo un poco lucidi con la palla nei piedi e facevamo fatica a ripartire. Però eravamo pronti a questo, siamo stati bravi a soffrire e a tenere duro, fino comunque al secondo tempo, dove parlando col mister siamo messi un attimo meglio in campo ed era più semplice andarle a prendere. Senti, quando Oddo ha cambiato il modulo che è passato al 3-5-2, poi questo fatto in un certo senso va favorito al di là dell'occasione che poi ha praticamente favorito il gol di Busellato? Sì, il loro mister ha fatto una scelta, evidentemente a penso 20 minuti alla fine, visto che arrivavamo da 4 sconfitte di fila, gli poteva andare bene anche il pareggio. Ha fatto una scelta e è andata bene a noi stavolta, insomma, quindi ci godiamo questo momento. E quando è uscito bene lì, probabilmente, insomma, noi dalla tribuna abbiamo un po' tirato un sospiro di sollievo, non sapendo come sarebbe andata a finire, però voi? Sì, anche noi, comunque Benny ci ha giocato anche a Brescia, è un bravissimo giocatore, tra le linee comunque ci stava mettendo in difficoltà. Se il mister ha fatto questa scelta avrà avuto le sue buone ragioni, comunque è stato meglio per noi. E dopo questa seconda vittoria consecutiva, che tipo di orizzonti si aprono per la Ternana, sempre rimanendo con i piedi per terra, è chiaro? Sì, no, noi nessun orizzonti, noi pensiamo veramente prima a raggiungere la quota salvezza, poi quel che verrà verrà, ma il nostro principale obiettivo è salvarci. Va bene, grazie. Grazie a voi.